Cari fratelli e sorelle, con la processione penitenziale siamo entrati nell'austero clima della Quaresima ed introducendoci nella celebrazione eucaristica abbiamo poc'anzi pregato perché il Signore aiuti il popolo cristiano ad iniziare un cammino di vera conversione, per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Nel ricevere tra poco le ceneri sul capo, riascolteremo ancora un chiaro invito alla conversione che può esprimersi in una duplice formula: convertitevi e credete al Vangelo, oppure ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Proprio per la ricchezza dei simboli dei testi biblici e liturgici, il mercoledì delle ceneri viene considerato la porta della Quaresima. In effetti, l'odierna liturgia e i gesti che la contrassegnano formano un insieme che anticipa in modo sintetico la fisionomia stessa dell'intero periodo quaresimale. Nella sua tradizione, la Chiesa non si limita ad offrirci la tematica liturgica e spirituale dell'itinerario quaresimale, ma ci indica pure gli strumenti ascetici e pratici per percorrerlo fruttuosamente. Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Con queste parole inizia la prima lettura tratta dal libro del profeta Gioele. Le sofferenze, le calamità che affliggevano in quel periodo la terra di Giuda spingono l'autore sacro ad incoraggiare il popolo eletto alla conversione, a tornare cioè con fiducia filiale al Signore, lacerandosi il cuore e non le vesti. Egli, infatti, ricorda il profeta, è misericordioso e benigno, tardo all'ira e ricco di benevolenza, e si impietosisce riguardo alla sventura. L'invito che Gioele rivolge ai suoi ascoltatori vale anche per noi, cari fratelli e sorelle. Non esitiamo a ritrovare l'amicizia di Dio perduta con il peccato. Incontrando il Signore, sperimentiamo la gioia del suo perdono. E così, quasi rispondendo alle parole del profeta, abbiamo fatto nostra l'invocazione del ritornello del Salmo responsoriale: perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Proclamando il Salmo 50, il grande Salmo penitenziale, ci siamo appellati alla misericordia divina. Abbiamo chiesto al Signore che la potenza del suo amore ci ridoni la gioia di essere salvati. Con questo spirito iniziamo il tempo favorevole della Quaresima, come ci ha ricordato San Paolo nella seconda lettura, per lasciarci riconciliare con Dio in Cristo Gesù. L'Apostolo si presenta qui come ambasciatore di Cristo e mostra chiaramente come proprio in forza di Lui venga offerta al peccatore, e cioè a ciascuno di noi, la possibilità di un'autentica riconciliazione. Con Lui, che non aveva conosciuto peccato, dice San Paolo, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. Solo Cristo può trasformare ogni situazione di peccato in novità di grazia. Ecco perché assume un forte impatto spirituale l'esortazione che Paolo indirizza ai cristiani di Corinto.
Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. E ancora, ecco, ora il momento favorevole. Ecco, ora il giorno della salvezza. Mentre Gioele parlava del futuro giorno del Signore come giorno molto terribile del giudizio, San Paolo, riferendosi a una parola del profeta Isaia, parla del momento favorevole del giorno della salvezza. Il futuro giorno del Signore è divenuto oggi. Il giorno terribile si è trasformato nella croce e risurrezione di Cristo al giorno della salvezza. Questo giorno è ora, come abbiamo ascoltato anche nel canto al Vangelo, oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. L'appello alla conversione, alla penitenza, risuona quest'oggi con tutta la sua forza, perché la sua eco ci accompagna in ogni momento della vita. La liturgia del mercoledì delle ceneri indica così, nella conversione del cuore a Dio, la dimensione fondamentale del tempo quaresimale. Questo è il richiamo assai suggestivo che ci viene dal tradizionale rito dell'imposizione delle ceneri che tra poco rinnoveremo. Rito che riveste un duplice significato. Il primo, relativo al cambiamento interiore, alla conversione e alla penitenza, mentre il secondo richiama la precarietà dell'umana condizione, come è facile cogliere dalle due diverse formule che accompagnano il gesto. Qui a Roma, la processione penitenziale del mercoledì delle ceneri parte da Sant'Anselmo per concludersi in questa Basilica di Santa Sabina, dove ha luogo la prima stazione quaresimale. A questo proposito è interessante ricordare che l'antica liturgia romana, attraverso le stazioni quaresimali, aveva elaborato una singolare geografia della fede, partendo dall'idea che con l'arrivo degli apostoli Pietro e Paolo e con la distruzione del Tempio, Gerusalemme si fosse trasferita a Roma. La Roma cristiana veniva intesa come una ricostruzione della Gerusalemme del tempo di Gesù dentro le mura dell'urbe. Questa nuova geografia interiore e spirituale insita nella tradizione delle chiese stazionali della Quaresima non è un semplice ricordo del passato, né una vuota anticipazione del futuro. Al contrario, intende aiutare i fedeli a percorrere un cammino interiore, il cammino della conversione e della riconciliazione con Dio, per giungere alla gloria della Gerusalemme celeste dove abita Dio. Cari fratelli e sorelle, abbiamo 40 giorni per approfondire questa straordinaria esperienza ascetica e spirituale. Nel Vangelo che è stato proclamato, Gesù indica quali sono gli strumenti utili per compiere l'autentico rinnovamento interiore e comunitario: le opere di carità, la preghiera e la penitenza col digiuno. Sono le tre pratiche fondamentali, care pure alla tradizione ebraica, perché contribuiscono a purificare l'uomo davanti a Dio.
tali gesti esteriori che vanno compiuti per piacere a Dio e non per ottenere l'approvazione ed il consenso degli uomini, sono a Dio accetti se esprimono la determinazione del nostro cuore a servire Lui con semplicità e generosità. Ce lo ricorda anche uno dei prefazi quaresimali, dove a proposito del digiuno leggiamo questa singolare espressione: «Iejunio mentem elevas», con il digiuno elevi lo spirito. Il digiuno, al quale la Chiesa ci invita in questo tempo forte, non nasce certo da motivazioni di ordine fisico ed estetico, ma scaturisce dall'esigenza che l'uomo ha di una purificazione interiore che lo disintossichi dall'inquinamento del peccato e del male, lo educhi a quelle salutari rinunce che affrancano il credente dalla schiavitù del proprio io, lo renda più attento e disponibile all'ascolto di Dio e al servizio dei fratelli. Per questa ragione il digiuno e le altre pratiche quaresimali sono considerate dalla tradizione cristiana armi spirituali per combattere il male, le passioni cattive e i vizi. Al riguardo mi piace riascoltare insieme a voi un breve commento di San Giovanni Crisostomo, il quale scrive: «Come al finir dell'inverno torna la stagione estiva, il navigante trascina in mare la nave, il soldato ripulisce le armi e allena il cavallo per la lotta, l'agricoltore affila la falce, il viandante rinvigorito si accinge al lungo viaggio, l'atleta depone le vesti e si prepara alle gare. Così anche noi, all'inizio di questo digiuno, quasi al ritorno di una primavera spirituale, forbiamo le armi come i soldati, affiliamo la falce come gli agricoltori e come nocchieri riassettiamo la nave del nostro spirito per affrontare i flutti delle assurde passioni. Come viandanti riprendiamo il viaggio verso il cielo e come atleti ci prepariamo alla lotta con lo spogliamento di tutto». Così San Giovanni Crisostomo in una delle sue omelie al popolo antiocheno. Nel messaggio per la Quaresima ho invitato a vivere questi 40 giorni di speciale grazia come un tempo eucaristico, attingendo a quella fonte inesauribile di amore che è l'Eucaristia, nella quale Cristo rinnova il sacrificio redentore della croce. Ogni cristiano può perseverare nell'itinerario che oggi solennemente intraprendiamo. Le opere di carità, la preghiera, il digiuno, insieme ad ogni altro sincero sforzo di conversione, trovano il loro più alto significato e valore nell'Eucaristia, centro e culmine della vita della Chiesa e della storia della salvezza. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, o Padre, così pregheremo al termine della Santa Messa, ci sostenga nel cammino quaresimale, santifichi il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro spirito. Chiediamo a Maria di accompagnarci, perché al termine della Quaresima possiamo contemplare il Signore risorto, interiormente rinnovati
e riconciliato con Dio e con i fratelli. Amen. Mentre gli emosacerdoti che si distribuiscono lungo la navata centrale per l'imposizione delle cenedri, il cardinal Josef Tomko, prefetto emerito della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, impone le ceneri a Benedetto XVI, che poi le impone al cardinale emerito. Adversum me cogitavant malamici. Attente alla voce della mia preghiera. Spero nel Signore e aspetto sulla sua parola. Se tu guardi, o Signore, la tua verità, mio Dio, sei tu la mia salvezza.